psicopatico. Sentite questa musica di sottofondo. Ma dove siamo? Siamo alla Villa di Tiberio, sì, per la serata Memorial Dollar Club. Qui, su questo palcoscenico, grandi cabarettisti, grandi artisti hanno cominciato la loro carriera. E questa sera una grande band. Seguimi, Vincenzo, guarda, guarda chi c'è. C'è i Soliti Ignoti. Asso, ma il materasso è la vera che c'è. Vai, 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 vieni Vincenzo, guarda chi c'è Vincenzo. Abbiamo Gabriele Marconi ai nostri microfoni, ai microfoni dello psicopatico. Gabriele è una voce storica del cabaret romano, un grande imitatore, ma è un artista a 360 gradi. Allora Gabriele, il Dollaro Club, perché sei qui tu questa sera? Ma perché troppi ricordi mi hanno portato qui, perché io Sergio l'ho conosciuto esattamente 25 anni fa, mi ricordo la prima volta qua fuori, proprio lo organizzò lui qua fuori e mi ricordo che venivo da un altro spettacolo, facevo da lontano e non sapevo la strada, allora non c'era il navigatore e allora mi diedero delle indicazioni, dice allora devi andare in fondo a sinistra, io però ho talmente la fretta di arrivare che non sono arrivato in fondo, ho girato troppo presto a sinistra e mi sono ritrovato insabbiato e quindi ho rischiato veramente di non arrivare in tempo per fare questo spettacolo e invece proprio alla fine e ho un ricordo comunque bellissimo perché l'adrenalina a mille, quando sono arrivato mi sembrava di aver già fatto lo spettacolo, quando sono salito sul palco è stata una passeggiata, tanto lo spettacolo l'ho fatto prima. E poi si dice che chi ha fatto successo è passato per il Dollaro Club, sì. Ci sono tantissimi nomi di cabarettisti, dal nostro amico Enzo Salvi per passare poi a Livernini, a tanti altri nomi, hanno iniziato proprio qui al Dollaro Club, quindi credo che maggior fortuna, insomma, certo, non si possa augurare a tutti quelli che fanno questo mestiere. Allora saluta gli amici dello psicopatico come solo Gabriele Marconi sa salutare, con uno dei tuoi fantastici personaggi. Ma io ormai da tanto non saluto più così, dicendo salve. La domanda nasce spontanea: fino a quando continuerò a fare questo personaggio? La risposta è: speriamo fino al più tardi possibile. Salve. Salve. Serata fantastica, tanta gente che si diverte. È una signora qui che sta pregustando un caffè. Com'è andata la serata? Benissimo, benissimo. Si è divertita? A morire. Anche lei era qui tanti anni fa al Dollaro Club? Non ha sentito perché c'è la musica, ma sicuramente la signora è una di quelle che sono anni e anni che frequenta questo meraviglioso posto. È vero, sì. E allora saluti gli amici dello psicopatico. Ciao psicopatici. Ciao psicopatici. Amici dello psicopatico, se passate dalle nostre parti e chiudendo gli occhi sentite il grande Califano, dovete farvi una domanda: è lui o non è lui? Perché potrebbe essere quest'uomo, questo grandissimo artista, Walter, anche lui qui al Dollaro Club. Allora Walter, io so che tu sei il sosia ufficiale, la voce ufficiale di Franco Califano, diciamoci la verità, la voce ufficiale, perché lui fa Franco Califano come nessun altro lo sa fare. Beh, la mia non è un'imitazione, io lo faccio perché ho la voce che me lo permette e poi perché veramente stimo molto questo artista, grande poeta, grande musicista, grande cantante, quindi lo amo veramente dal profondo del cuore, oltre a essere amico perché lo conosco di persona e quindi mi piace cantare le sue canzoni per questo motivo soprattutto. Io Walter l'ho conosciuto in un locale, senza fare pubblicità, del litorale, perché passando ho sentito questa voce, mi sono fermato, ho detto voglio andare a vedere, c'è Franco Califano, Franco poi è noto per queste sue serate pazze che fa in giro, e allora mi sono fermato e quando l'ho visto, oh ragazzi, ma ci assomiglia pure, è fantastico. Allora Walter, un saluto agli amici dello psicopatico. Saluti a tutti e se vedete qualche manifesto, sentite qualcosa, venite a sentirmi.
perché vi garantisco che avrete molte emozioni col grande Franco Califano. Arrivederci e saluti a tutti. Parola dello psicopatico. Questa è la vita meno amara. Mi sono comprato psicopatico. E quando il sole scende muore, mi sento il cuore campatore, la voce è poco abbandonata, non sembra fatta di serata, mi fa solamente a bandiera, mi va nel sole a prima sera. Scartato a pallone, non sono riuscito a giocare. Quando magno devo sempre pagare, ma almeno stasera ho cantato, ho suonato coi soliti ignoti. E allora la serata oramai volge al termine, è stata fantastica, è stata eccezionale, ma chiediamo a chi ha lavorato qui com'è stata la serata. Ma questo scappa sempre. Seguimi, Vince, seguimi, cerchiamo qualcun altro. Ah, ecco, eccolo qua. Allora, com'è andata la serata? Ma qui sono tutti strani, Vince, tutti. Ah, Vince, ma io non trovo Sergio. Ma dove sta? Eccolo là, vieni, Vincenzo, vieni, eccolo qua. Il grande Sergio, distrutto ma felice. Allora, Sergio, com'è andata questa serata? Beh, mi sembra bene, insomma, ci sono state tutte le cose al posto giusto, le ciliegine sulla torta. Abbiamo avuto gli amici che ci sono venuti a trovare, sono venuti a ritirare le loro targhe, i loro premi. Abbiamo avuto gli amici di tutta l'estate che sono venuti a salutarci, perché noi a fine settembre chiudiamo, avremo il sabato e la domenica, poi a novembre chiudiamo proprio per lavori, perché vogliamo ristrutturare, vogliamo risistemarci e ripararci per la prossima stagione. E tu naturalmente chiamerai lo psicopatico per ogni grande evento che farai, perché ci aspettiamo tutti una grandissima stagione invernale. Posso assicurarti che ci hai sconvolto abbastanza, non so se riuscirò a sopportarti ancora, ma se faccio qualcosa ti chiamo, non se non altro per Vincenzo che ti sopporta pure lui. Bravo Vince, te l'ho detto che il grande Sergio ci fa magnà. Ma dimmi, quali nomi hanno cominciato il cabaret qui? Perché chi ha iniziato qui al Dollaro Club ha fatto una carriera sfavillante. Diciamo che stasera abbiamo visto Gabriele Marconi, abbiamo visto Carmine Farago, ci ha chiamato per telefono Alivernini perché stava lavorando. Stiamo aspettando ancora, dovrebbe arrivare Nino Taranto, che è stato uno vestito da infermiere che faceva le punture a tutti i clienti qua dentro al locale all'inizio. Poi so che c'è stato Enzo Salvi, Enrico Brignano, tantissimi nomi, vero? Enrico abitava a Dragona, era proprio un ragazzino quando veniva qua sul palco da noi. Ha cominciato veramente con una voglia e con una grinta che poi l'ha dimostrata tutta sul palcoscenico. È diventato uno dei numeri uno in Italia, insomma. E per quello che riguarda Salvi non c'è niente da dire, è un fenomeno pure lui. Sia lui che Mariano hanno dimostrato di essere non degli artisti, dei super, perché qualsiasi cosa fanno mi sembra che viene premiata. Hanno fatto il cinema, hanno fatto il teatro, hanno fatto il cabaret, hanno fatto qualsiasi cosa fanno, mi sembra che gli va bene. Perfetto, e allora gli faccio gli auguri, perché adesso si staranno toccando tutte e due le palle. E allora, cari amici, giura il nostro grande Sergio Leoni che gli cadesse il piripicchio se non chiamerà ancora lo psicopatico qui sempre con lui per queste magnifiche serate. Giuralo? Parola di Tiberio. Parola di Tiberio, non so se mi spiego. Grazie.